Benvenuti in un nuovo video e buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge. Oggi siamo qui, scusatemi che sto un po' così, ma dopo la sistemerò, altrimenti me li mangio freddi, già sono freddi. Oggi siamo qui per provare un po' di prodotti Giovanni Rana. Se vi siete persi la box, fermate un attimo e andate a guardare quel video perché lì vi do tutte le informazioni, quindi non voglio perdermi in chiacchiere. Assaggiamo i ravioli al tiramisù, quindi vediamo un po'. Wow, come questi anche senza niente. Io ho messo giusto una noce di burro, cioè sembra proprio il tiramisù. Io sono il pacco dei ravioli. Vi spiego come cuocerli in due modi: o fritti oppure una noce di burro, un cucchiaio a 20 grammi, un cucchiaio di zucchero e 300 ml di acqua. Buttare tutto in ebollizione e poi versarci all'interno i ravioli. Però sinceramente non l'ho voluto fare, anche perché l'odore da fuori era già molto forte dei ravioli. Ho detto vabbè, cuociamo nel modo tradizionale e poi ci metto giusto un po' di burro per non farle ancora troppo dolci. Poi sono veramente molto buoni. Il caffè prevale tantissimo, sembra proprio un tiramisù. Sì, sembra proprio un tiramisù, veramente molto buono. Perché poi è super pieno. Direi la colazione dei campioni. Colazione andata, ci vediamo direttamente dopo con il pranzo, un super pranzo, e spero di fare un attimo l'inquadratura sistemata e che ogni qualvolta cambio il posizionamento della videocamera poi non mi ci trovo mai. Eccoci qua con la prima portata. Mi sono dimenticata di fare lo screen all'orario, sono le 12:31. Allora, io direi di assaggiare tutto con il sugo vegetale. Ve lo dico un po' velocemente, ma voi avete già letto tutto: sfoglia grezza, 4 cereali e semi di papavero, uova extra fresche da gallina allevate all'aperto, sfoglia tirata al bronzo. Invece il sugo, dove sei? È un ragù vegetale bolognese. Secondo me bolognese sicuramente, è 100% vegetariano, quindi io direi di assaggiare il sugo, aveva un odore pazzesco, quindi assaggiamo, ma secondo me è buonissimo. Wow, quello che mi piace di più è la qualità, posso chiamarla pasta, se lo so che si chiama in un altro modo, posso chiamarla così. Wow. Questo sugo è buonissimo, questa accoppiata proprio è buonissima. Mi piace tantissimo quello lì, il sugo ai funghi porcini. Wow, raga, è un connubio meraviglioso. Il sapore pure della pasta, che buono. Wow, raga, meraviglioso. Ovviamente ci sono anche nella box che ho acquistato, ci sono anche altre, cioè sono usciti tantissimi altri prodotti anche che io non ho provato e cioè non proverò perché non rientrano comunque nei miei gusti, quindi vi avrei dato sicuramente una recensione non positiva, anche perché la gorgonzola non mi piace, cacio e pepe non mi fa impazzire, tante cose non mi piacciono e quindi ho deciso di focalizzarmi comunque su prodotti che so che entrano nei miei gusti e quindi da potervi dare una recensione sicura al 100%.
che è prima portata del pranzo andata e ci siamo direttamente tra una mezz'oretta con la seconda portata. Risultati vi volevo far vedere ripieno, ma forse si sarà visto. Mozzarella in Dubbia. Dai, pensavo molto peggio. Forte al punto giusto. Ho aggiunto giusto un po' di olio extravergine d'oliva. Buonissimi. Veramente buoni. Proprio la qualità proprio della pasta che è buona. Wow, la verità molto molto buoni. E quindi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Allora, ovviamente sempre marchio Giovanni Rana, sfogliavelo, feta e olive calamata. Vediamo un po' come sono. Ho messo l'olio a crudo. Buone. Ho messo l'olio e non l'ho girato. Buoni. La feta si sente molto. Le olive nere. Forse un gusto che rispetto a tutti gli altri non preferisco, però non è male. Poi non sono solita mangiare proprio la feta così, so che a molti piace accompagnata con i pomodori, le olive verdi, le olive nere. No, dicevo metto olive nere. Io ho un prodotto che non ho mai mangiato. Prodotto che spesso utilizzate vi piaceranno sicuramente, piacciono a me che non l'ho mai mangiata, quindi no, sono molto buoni. La cena di stasera mi spaventa un po', però vedremo. Invece la colazione di domani mattina mi ispira un botto. Ok, anche la merenda è andata e noi ci vediamo direttamente stasera con già il penultimo pasto che sarebbe la cena, quindi a tra poco. Ravioli oro rosso all'astice. Quando li ho cucinati ho detto, sembra la vigilia. Veramente buoni e veramente di qualità. Wow. Ovviamente io ho provato anche quello libera assato all'amarone, l'abbiamo provato nella challenge della Cold Box, è uscita anche ovviamente nella box, però non lo provo perché già l'ho provato, già vi ho dato la mia recensione. Ragazzi, cioè, spettacolare. Vi posso dire che sono proprio i pezzi di astice, li preferisco. Ancora di più a quelli abbrasato all'amarone, lo preferisco molto di più. E poi sono belli farciti, sono proprio pieni. Ci sono proprio i pezzi di astice. Che
Che meraviglia, una meraviglia. Prendete astice. Adesso sto un po', e ci vediamo giusto tra una ventina di minuti, mezz'oretta, per provare l'ultimo oro rosso. Aspettate, questo era l'astice, quello è il risotto al tartufo. Vediamo, oro rosso, sì, il risotto al tartufo. Io non sono un amante del tartufo, però ovviamente io non vedo l'ora di assaggiarli, quindi ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua con la seconda portata, sono le 20:30, vi faccio anche lo screen così ve lo metto, con oro rosso l'ultimo. Sono tipo dei fiorellini, sono molto belli. Il risotto al tartufo. Io non ho mai assaggiato il tartufo in tutta la mia vita, ogni qua volta mi sono sempre rifiutata di assaggiarlo, quindi è arrivato il momento di provare. Molto forte, però non è male. Questo per chi è un amante del tartufo è meraviglioso. Povero. Preferisco quelle elastiche, però non sono male. Guarda come ci sono, c'è proprio il riso. No, ve lo fa vedere. Cioè, questi sono i pezzi di riso. Buono, eh? Mamma mia, però da fino a uno proprio. Buono. Però per un sapore si sente proprio tartufa, bella proprio, da cella proprio, buona proprio. Il tuo primo però è da qui sicuro. Gorgonzola. Buono, eh? Chissimo gorgonzola, proprio spaccare proprio. Anche l'ultimo pasto, l'ultima cenetta, avete sentito anche la recensione di mio padre. Questa volta non è stata mia sorella della recensione, ma direttamente mio padre. Nulla, ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo pasto, con la colazione. Devo dire la verità, non ho risentito molto questa challenge, proprio perché è stata una challenge molto di qualità, molto gustosa e molto saporita. Quindi nulla, ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione. Spadellini, prosciutto cotto e mozzarella, croccanti fuori e cremosi dentro. Ovviamente questi non hanno la solita cottura perché si fanno direttamente in padella con l'olio. Assaggiamo. Wow! Buoni! Meravigliosi, veramente buoni buoni buoni. Wow, questi ancora più croccanti, buonissimi. Infatti, a parte che a me questa 24 ore è piaciuta tantissimo, fatemi sapere se comunque vi può piacere una seconda parte, perché ci sono comunque tantissimi, tantissimi altri prodotti che io non ho mai provato, quindi non so se vi può interessare una seconda parte, oppure scrivetemi i vostri prodotti preferiti di Giovanni Rana, così da fare una seconda 24 ore. Ovviamente non c'è bisogno che vi immergete completamente nell'olio, anche solo un filo d'olio, così ho fatto, e per 5 minuti in padella li potete fare ancora più croccanti di come li ho fatti io. Ragazzi, prima mattina non è il massimo, ecco. Buoni, buoni anche a colazione. Però secondo me questi versione dolce sono spaziali, eh. Quest'altro 2-3 me li mangio dopo. Spaziano un botto. Quindi fatemi sapere se vi piacerebbe vedere una seconda 24 ore Giovanni Rana. Quindi nulla, io spero che almeno questo primo episodio vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!